Bambini, genitori, insegnanti con fischietti e magliette colorate che scandivano tutti in coro: il futuro dei bambini non fa rima con Gelmini. Una mobilitazione che secondo i COBAS ha portato in piazza più di 500.000 persone contro la politica economica del governo, ma soprattutto contro la riforma della scuola. Sarà ma Milano soprattutto muri e vetrine imbrattate. Questo è il risultato del corteo anti-Gelmini che si è tenuto oggi nel capoluogo lombardo. Così infatti si è manifestata l'insoddisfazione degli studenti nei confronti del decreto legge del ministro dell'istruzione. Dalla Lega Nord invece un'ulteriore precisazione sulle classi di inserimento temporaneo necessarie, secondo il Carroccio, per alfabetizzare gli alunni extracomunitari. Le classi ponte sono un importante strumento di integrazione, ha affermato Sandro Mazzatorta, senatore della Lega Nord, intervenendo a Omnibus La 7. La nostra misura, aggiunto, è già stata adottata dalla Francia dal 1970 e così anche in Germania. Non vedo nessuno scandalo. Ho letto delle dichiarazioni folli di qualcuno che ci vorrebbe tutti in prigione perché in qualche modo con tale misura avremmo violato la legge Mancino sugli atti di razzismo. Solo posizioni strumentali, conclude il senatore leghista. In giornata poi anche l'intervento del Presidente della Repubblica. Quando si parla della necessaria riforma della scuola si deve discutere e magari non essere d'accordo, ma non ci si può limitare a dei no o cadere negli allarmismi. Queste le pacate considerazioni di Giorgio Napolitano incontrando alcune scolaresche a Castel Porziano in occasione della festa d'autunno.